La gente è fatta a modo suo, e dico la verità, qualche volta mi sconcerta. Fiamo il fatto di Quiz. Al tempo dell'ascio raddoppia, che diceva la gente? Tutti dicevano, ma da me mi importa, io non c'ho tempo da perdere. Poi la gente che diceva così, alle 9:05 era già tutta incollata al televisore per non perdere la prima parola. Oggi col gambero e col rischiatutto, tutto è cambiato. Come si comporta oggi la gente davanti al Quiz? Sor Pompecocco, che ora fa Sor Pompecocco? Le 9:05, menichino. Via, via, verso casa, stasera richiappa verso casa. Sarà il tempo, ma una locca, ma presa una locca, stasera sulla Caterina Cocca. Come, ma stasera che c'è rischia tutto, voi richiappate dentro casa? Dio, Caterina. Beh, che c'è? Mica stasera ti piglia voglia l'accendere il televisore per vedere rischia tutto, Ma tu lo sai che a me mi importa poco, ma insomma, ma c'è il fiolo che vuol vedere, a lui gli piace. Si piace tal fiol, s'arrangia. Sul primo c'è un filmetto, io voglio vedere il filmetto, no? Mi importa molto, me ne rischia tutto, mica c'ho tempo da perdere, sa, ne vero, menichino? Io un capitolo, c'ho poca voce in capitolo, capirete, ignorantello, sono un po' ignorantello, quando Mike fa le domande, e chi è buona a rispondere alle sue domande? Via, via, menichino, adesso non mi venite a raccontare che le domande sono difficili, Va bene, voi dicete bene, Sor Pompecocco, ma io struito, mica sono struito come voi, che il secondo professionale fatto. Beh, su, allora decidiamo, se che fo, l'accendo, Pompeino? E la vostra metà l'avrei da contenta, la vostra metà. Canamossina, ve l'ha detto, Canamossina, ve l'ha detto. Vabbè, sarà per scontri i nostri peccati, là. Boldino, vien qua che incomincia! Eccomi! Menichino, ti vado 20 anni in più là con sta capoccia, non ci fate vedere più niente. Scansatevi, Menichino, facetelo passare avanti, Se l'un è in prima fila, un po' il campa. Silenzio! Cominciamo a stare zitti per piacere, Ma si bocca, si nema aperta bocca nessuno, la china, ragionate. Tutti davanti al televisore come prima, ma questo non è niente, appena comincia il quiz comincia la guerra in famiglia chi ne sa di più. C'è come una gara di cultura, e siccome parliamo chiari, in ogni famiglia c'è il saputone, io dico che il quiz è una cosa necessaria come il pane. E sì, perché visto che ognuno in famiglia cerca di rispondere alla domanda prima dei concorrenti, il quiz serve moltissimo. Serve a che? Dopo spiego. Adesso andiamo avanti. Dunque, Mike, buongiorno. Eva già cominciata a fare domande e... Per la prima domanda di geografia, le facciamo vedere un fiume. Osservi bene, signorina, mi raccomando. Nel primo secolo avanti Cristo, questo fiume segnava il confine tra l'Italia e la Gallia Cisalpina. Le dirò di più che un famoso condottiero lo varcò nel 49 avanti Cristo, contro il volere del Senato. Lei deve dire il nome di questo fiume. Coraggio, signorina! Che domande begge che fanno! Sì, già, perché tu mi vorresti far credere che sai qual è il nome di sto fiume? Ma ci vuole tanto! È il Tevere, no? Babbo, ma il fiume non è il Rubicone? Sta zitto, sempliciotto, il vuol sapere mai di me, si torna il Tevere, è il Tevere, no? Più del vostro babbo, mica adesso ne vorrete sapere più del vostro babbo! Postate zitti per piacere che non si capisce niente! Signorina, mi dispiace, il tempo è scaduto. Dobbiamo passare al secondo concorrente, il signor Ferretti. Signor Ferretti, ci può dire il nome di questo fiume? Il Rubicone. La risposta è esatta. Ferretti passa 840.000 lire e comanda il gioco. Quale domanda sceglie, signor Ferretti? Geografia da 40.000. Bene, come vede le mostriamo un castello famosissimo. Questa volta i nostri esperti sono stati veramente buoni. La risposta è facilissima, mi raccomando, ci pensi bene. Signor Ferretti, ci dica il nome della città in cui si trova il castello che le mostriamo. Ci pensi bene. È Roma, e di qui si può sbagliare, è Roma, oh ragazzi. Ah, danno, Sor Pompe, ha riconosciuto, voi l'avete riconosciuto subito. Beh, a riconoscere questo non ci vuole tanto, no? Ma volete sta zitti, insomma, facetemi sentire. La città è Trento, il castello è quello del Buon Consiglio. Risposta esatta, il signor Ferretti prende quota e sale a 880.000 lire. Pompeo. Oh. Hai sentito, Perché tu ne stai più zittino? Zittino io? Sì, cocco, dico sbaglia Roma con Trento vuol di inchiappa manco le case. Ma senti, Caterina. Ma nascondete, fai una buca sottoterra e metteteci dentro. Ma insomma, la volta ma è risponde. Il quiz è il termometro dell'ignoranza. Se non serve t'altro, serve a fa brutta figura. Buona domenica!